tuoi occhi posti su di me sono come luce nella notte più profonda. E questa è la canzone, non riagganciare. Ce le sentiamo un pezzettino. Ok. Ho detto è lei o no? No, bellissimo. Tra tanti amici non ti aspettavo qui. Ci sei, è vero Eleonora? Sì, ci sono, ci sono. Ci sentiamo il ritornello e poi la tagliamo. Bene. Ma quanto tempo è ancora? Mi fai... Se te ne vai lui potrebbe morire, perché la dedica ti viene fatta. Io infatti me ne andrò. Tutti quanti prima o poi, tesoro mio. Anzi, a prepararmi il pagellino. No, ma io me ne andrò proprio dalla Sicilia, quindi. Ah, che bello. Eleonora, chi è stato a farti questa bella dedica secondo te e cosa vuoi rispondere? Marco. Perfetto, allora cosa vogliamo rispondere a Marco, hai detto? Come dobbiamo rispondere? Io non ho molta fantasia su queste cose, datemi un suggerimento. Ecco, allora, visto che non hai fantasia, io ti dico che non è stato Marco. Effettivamente non è stato Marco. Ah, la canzone di Venditti. No, non è, questo non era Venditti, questo era Biagio Antonacci. No, lo so, Antonacci, sì, lo so. E Marco chi è, scusa? Marco è un amico. È un amico, perfetto. E non è stato lui, purtroppo, mi dispiace deluderti. Dici la verità. Non è Eleonora. Stato lui? No, non è stato lui. Danilo, allora. Oh, ci stavi quasi. Danilo chi è? Un altro amico? No, Danilo è il mio ex fidanzato. L'ex fidanzato che lo stai vedendo ancora. E sono due, non ti preoccupare. Vai, no, però... Ma ti vuoi sapere allora chi è? Sì, sì, no, no, noi poi ti diciamo tutto. Non ti preoccupare, siamo a due. Diccelo tu. Inizia con la D. Inizia con la D? Con la D di... Domodossola. Di Palermo, giusto. Con la D di Danilo? No, mannaggia, eri quasi, stamma a tre. E ti dico Raffaele. Raffaele, nessuno neanche. Tutto questo però non toglie, sai, in un momento, mie tarantella. Eleonora, è un gioco radiofonico, non ti preoccupare, tutto il mondo sa che ti tiri le tarantelle, quindi stai tranquilla. No, me la farò pagare. In natura possibilmente, perché in questi tempi...